siamo soddisfatti, abbiamo fatto un grande lavoro per riattivare i mercati. La scorsa settimana, come sapete, sono partiti già 3 mercati, abbiamo fatto partire anche altri mercati quali quello di San Donato e domani tornerà il mercato dei Colli. La novità è che in via provvisoria i 44 operatori che potranno aprire, parliamo degli operatori food, apriranno non nella sede storica e originaria del mercato, ma in via di sotto, nell'area Conad e nell'area Acqua e Sapone. La scelta è dovuta al fatto che, come tutti sapete, è necessario adottare delle misure di precauzioni che in questo momento impongono il distanziamento tra gli operatori commerciali, quindi una serie di misure necessarie che nella sede storica non riuscivamo nell'immediato a garantire. Voglio ricordare a tutti infatti che il Comune, tramite i suoi dipendenti, che ringrazio ancora una volta, ha fatto dei progetti in modo tale da garantire la massima sicurezza, perché noi vogliamo riaprire e garantire il servizio, garantire agli operatori e fruitori, dando la massima sicurezza sanitaria dei luoghi in cui si svolgono i mercati. Per questo abbiamo stabilito una distanza tra gli operatori di 2,5 metri, abbiamo reso obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherino, abbiamo chiesto ad ogni operatore di avere gel sanificanti e soprattutto abbiamo chiesto di avere avanti al banco delle transenne per fare un tracciato che permetta un ingresso ed un'uscita, in modo tale che ogni singolo banco veda al massimo 2 persone. Ripetiamo che questa è una fase transitoria, il Comune sta studiando non solo l'area Conad come luogo dove svolge il mercato dei Colli, ma anche la sede storica. Stiamo cercando di realizzare un progetto che chiaramente si sta tentando di realizzare un progetto che possa garantire il distanziamento tra gli operatori, quindi quella sede storica deve essere necessariamente notevolmente ampliata.